Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Mi è appena arrivato questo pacco della Gecotec. Veramente è un pacco per mio padre. Il Ceco Raptor Perfect Multicat 2020 Advance. Perché questo qua lo regalerò a mio padre, anche se lo utilizzerò soprattutto io. Perché, come sapete, a me piace realizzare oggetti con elementi da riciclo e quindi con questo qua mi verrà ancora più semplice preparare le mie idee. Allora, è un seghetto alternativo senza fili, la batteria è di 20 volt e ha anche una profondità di taglio che per quanto riguarda il legno è di 80 mm, l'alluminio di 12 mm e il metallo da 5 mm. La regolazione dell'angolo è di 45 gradi. È incorporata anche una luce a LED per quando lavorate, quindi molto funzionale. È un'autonomia da 20 minuti. La batteria ovviamente è intercambiabile, quindi se avete più batterie a disposizione potete cambiarle. Un'altra cosa riguardante la batteria intercambiabile è che potete cambiarla anche con altri attrezzi della Ceco Raptor. Quindi, se avete altre attrezzature, potete mettere questa batteria anche nelle altre, quindi direi ottimo. Inoltre ha anche una velocità a vuoto di 2700 giri. Ciò lo rende versatile nei lavori di bricolage. Adesso lo vado ad aprire e vediamo all'interno cosa troviamo. Quindi vado ad aprire la valigetta. All'interno troviamo il libretto delle istruzioni nelle varie lingue, anche quella italiana. Poi qui abbiamo il caricabatterie. Poi abbiamo anche in dotazione 4 lame per il legno e 4 lame per il metallo. Ok, quindi abbiamo 4 e 4. Poi c'è questa chiavetta, questa qui. E qui abbiamo il seghetto, che è abbastanza pesante, bello, io lo amo già, mi piace troppo. Allora, vi spiego un po'. Questa è la batteria che, premendo questo tasto qui azzurrino, la togliamo. Comunque, ci riesco. Quindi, togliamo, questa è la batteria, per caricarla la inseriamo qui dentro a scivolo. Così, e la carichiamo. Poi qui dietro il seghetto troviamo questo tubo. Vedete? Questo qua è per andare ad aspirare, ad esempio, i truccioli di legno o qualsiasi altra cosa che andiamo a tagliare, perché in questo tubo si va a collegare direttamente con il tubo dell'aspirapolvere. Poi con questo blocchiamo il seghetto con questo tastino, mentre con questo qua è quello per far partire il seghetto, ma in questo momento è bloccato grazie a questo. Per sbloccare dobbiamo premere questo qua e come vedete il tasto si alza e si abbassa, mentre se lo vado a impostare vedete che non lo fa più perché si è messo il blocco. Qui invece abbiamo le velocità da 0 a 3. Questo tastino serve per andare ad aspirare grazie al tubo che abbiamo qui dietro. E qui sotto, vedete, proprio qui, si inserisce la lama. Vedete? È davvero bello bello per chi ama fare bricolage o ama gli attrezzi in generale, lo deve assolutamente avere. Poi questa qua
invece il righello. Vedete che parte da 0 fino a 16, da 0 centimetri a 16 centimetri. Bene, questo era tutto quello che c'era da sapere riguardante il seghetto alternativo senza fili. Questa prima parte di video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete il video con tutti i vostri amici e parenti e noi ci vediamo nella seconda parte dove vi mostrerò poi come lo vado ad utilizzare, anche perché in mente ho un bel piano, devo costruire un po' di cose, quindi poi ve lo farò vedere in azione. Ovviamente troverete sotto nell'info box il link dove poterlo acquistare e anche il codice sconto del 5%. Ciao ciao!